Buongiorno a tutti. Ricordiamo alcuni passaggi della pericope precedente che ci fanno comprendere anche quello che accade oggi. E, al capitolo 19, nella pericope precedente, c'è il ricatto dei capi giudei e dei giudei, quando dicono: Se liberi costui, non sei amico di Cesare chiunque infatti si fa re si mette contro cesare ecco, poi eh, alla fine gesù eh, scusate pilato mh, dice metterò in croce il vostro re e, e sono i sacerdoti qui bisogna stare attenti non, non sono i giudei qui Saltano fuori i, so, i, so, i sommi sacerdoti che si messe, erano messi d'accordo e affermano: Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Questo è scandaloso, abbiamo, ne abbiamo già parlato la volta scorsa. Eh, perché eh, il popolo giudaico eh, aveva un orgoglio di razza. Ecco e si credevano liberi, ecco, invece i sommi sacerdoti a questo punto si assoggettano com completamente in modo supino alla giurisdizione e al potere di Roma, pur di fare crocifiggere Gesù. E a questo punto eh, Pilato era partito Male, come abbiamo detto già diverse volte, cercando un accordo con la gerarchia religiosa e ha fatto tanti errori, e, e alla fine si trova questo accordo. Ecco i gerarchi della. <ride> della, della i gerarchi della. Della, della, della gerarchia religiosa, si sottomettono supinamente, completamente, al potere di Roma e così Pilato non ha le grane, ecco, perché l'avevano minacciato. Eh, chiunque si fa re va contro Cesare, ecco, se, se, se tu liberi costui... Eh, non sei amico di Cesare. Era un ricatto, ecco, un ricatto bello e buono. Ecco, se, non, se Pilato l'avesse liberato, avrebbe avuto delle grane, probabilmente una missiva diretta al, al, all'imperatore contro di lui. E quindi si arriva a questo accordo, diciamo così si può chiamare, nella nella convulsione degli avvenimenti e Pilato fa uccidere un innocente, sapendo bene che era innocente, però appunto per salvaguardare la sua posizione, ecco, arriva a questo punto. E quindi presero dunque Gesù, versetto 16b, e portando la sua croce uscì verso il luogo chiamato del cranio. In ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte, uno dall'altra, e Gesù nel mezzo, e dice portando la sua croce. Ho tradotto così, ma. Si potrebbe anche tradurre portando su di sé la croce, come sappiamo era il palo orizzontale che era pesantissimo. Pensate un uomo flagellato, una maschera di sangue già indebolito. E infatti, poi, gli altri Vangeli ci raccontano che Gesù cade diverse volte. Eh, la salita al Calvario era più o meno eh, di questo genere. Gesù aveva le, le mani legate su questo palo della croce, quello orizzontale, e quindi, eh, questo ce lo dicono gli altri Vangeli, nelle cadute probabilmente sbatteva con tutto il corpo e anche con la faccia. E poi era molto indebolito, quindi non riusciva da solo. E a un certo punto prendono un passante, Simone di Cirene, per aiutarlo. E si va verso il luogo cosiddetto del cranio, era una collinetta. Eh, il, il termine ebraico era Golgotha, Gulgolet, eh, lo potete vedere qua nella nota. E, Vuol dire cranio, teschio in latino, calvaria. Era il nome di un luogo elevato situato fuori dalle mura di Gerusalemme dove Gesù fu crocifisso. Era chiamato così apparentemente perché la, la forma di questa montagnola, mh, per cui i condannati erano visibili a tutti, rassomigliava a quella di un cranio. E, e si faceva così, le esecuzioni erano pubbliche e dovevano servire di ammonimento a tutti quelli che passavano, si fa così anche oggi in alcuni paesi, specialmente in Medio Oriente, ma anche in Asia, in altri luoghi. E poi viene crocifisso, non si racconta di più Giovanni, si dice solo che appunto... Gesù viene crocifisso, però non, eh, per sapere com'è la crocifissione noi dobbiamo leggere gli scritti antichi, sapere in che cosa consisteva, com'era l'agonia di un crocifisso. Ecco, nel Vangelo di Matteo l'ho spiegato, comunque potete andare a vedere i filmati sulla sindone vi spiegano tutto e con lui altri due perché altri due vi ricordate nei vangeli quando giacomo e giovanni chiedono a Gesù anzi era poi la madre chiedono a Gesù di, di stare alla destra uno alla destra e uno alla sinistra nel suo regno si immaginava così la regalità il re aveva un braccio destro e un braccio sinistro, due collaboratori scelti, i più importanti, che erano eh, coadiutori e, e consiglieri del re. Ecco. E anche qua, Crocifisso Gesù, che era re eh, con altri due, ma erano due ladroni. Ecco, e anche questo è. Il Primo scherno, non è il primo, povero Gesù. Eh, C'era già stata la flagellazione, lo scherno dei soldati, eh, gli sputi, e, e gli schiaffi davanti al sinedrio. Questo è l'ennesimo scherno. Ecco, il re di Israele aveva come, come coadiutori a destra o a sinistra, tutti e tre in croce due ladroni se lo sappiamo dagli altri vangeli Giovanni dice solo altri due e Gesù appunto nel mezzo ecco sta qua ecco la, lo scherno ecco il re di Israele poi leggiamo il versetto 19 Pilato poi scrisse anche l'epigrafe e la fece porre sulla croce vi era scritto Gesù il Nazareno, re dei Giudei. Molti dei giudei dunque lessero queste epigrafe, perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città, era scritta in ebraico, in latino e in greco. L'epigrafe, ecco, era il titulum, eh, in, in greco c'è una una parola mh, titlos che è una traslitterazione tra, tra, greca del, di un termine latino perché la crocifissione era la, la condanna che si usava tra i romani quindi il greco ci trasmette questa parola latina titulus che però andiamo a vedere che cosa vuol dire, molto interessante, ci fa capire molto, eh, tante cose. Vuol dire iscrizione, scritta onorifica, iscrizione sepolcrale, anche titolo onorifico, appellativo, titolo d'onore, reputazione, fama. Ecco, qua eh, non si riesce a capire se è uno scherno anche questo, oppure se è stata una piccola vendetta di Pilato rispetto al ricatto che aveva subito dai sommi sacerdoti, dai giudei. E comunque, eh, il titulus è in latino ecco, lo, lo si. Non era solo appeso sulle croce, solo qua che è appeso su una croce, ma era un titolo che, che designava una persona importante. E Pilato fa così. Ecco, e perché dal suo punto di vista lui era stato costretto a uccidere un innocente per un ricatto dei giudei, però sembra che appunto. Eh, voglia dare anche una piccola soddisfazione a questo Nazareno ecco, che è stato eh, condannato ingiustamente. Eh, questo lo stesso Pilato lo ammetteva. Non trovo in lui nessuna colpa. E, perciò, questa scritta onorifica dà fastidio ai giudei. Eh, eh, abbiamo detto che il luogo del cranio era un luogo elevato eh, dove chi passava dalla strada vedeva questi condannati e poteva leggere anche la scritta. E il fatto che era onorifico, se così si può dire, eh, sta nel fatto anche che era scritta nelle tre lingue. Nel greco, perché il greco era diffuso in, in tutta l'area, dalla Turchia alla Grecia, ecco, ma anche eh, abbiamo visto che ci sono dei discepoli che hanno dei nomi greci. In Galilea c'erano eh, delle famiglie greche, si vede, cioè erano un po' C'era stato l'ellenismo pochi secoli prima, era rimasta anche una parte di Grecia, e il greco probabilmente era come l'inglese oggi per noi, era molto diffuso. In latino, perché siamo sotto la, il potere romano, e quindi c'erano anche dei romani, soprattutto soldati, e poi in ebraico. Non dice in aramaico, nel, nella lingua di Gesù, ma proprio in ebraico, la lingua della Bibbia stranissimo e, e quindi qui vediamo che Gesù era molto conosciuto ricordate che abbiamo visto che erano venuti dei greci al tempio per la pasqua e volevano vedere Gesù avevano sentito parlare di lui e questo condannato molto famoso perciò viene in, in un certo senso se si può dire così o, o no, onorato eh, in tre lingue, ecco, e questa è una risposta di Pilato ai sommi sacerdoti. Ecco, Pilato è, è convinto, probabilmente, che Gesù era davvero il re dei giudei. Aveva paura quando i giudei gli dicono che si era fatto figlio di Dio e aveva capito probabilmente che era eh, una, un personaggio che, che aveva il suo ruolo in Israele, ecco, anche se è costretto a ucciderlo. Non voglio dire che Pilato era buono, cioè abbiamo già parlato molto anche di Pilato, aveva tutta la sua passionalità, soprattutto gli interessava eh, mantenere la Pax romana e salvaguardare la sua posizione di, di eh, procuratore eh, della provincia eh, ebraica. Ecco, questo era quello che gli interessava lui però aveva in un, certo, un certo senso anche se poco un, un, un senso della giustizia aveva capito che Gesù era innocente e aveva anche capito che Gesù aveva, era una persona speciale eh, infatti quando l'ho detto anche prima quando Accusano Gesù di essersi fatto figlio di Dio, Pilato ha paura e gli chiede a Gesù di dove sei. Allora, ritorniamo al nostro versetto 20, eh, questa scritta, dà una grande eh, mette in difficoltà i giudei. Eh, perché eh, leggiamo i sommi sacerdoti dei giudei sono sempre i sommi sacerdoti eh, che guidano questa trama, hanno guidato questa trama e l'hanno portata al loro termine. Poi il popolo gli è andato dietro, purtroppo, e si sono lasciati ingannare da, dalla gerarchia religiosa. I sommi sacerdoti dei giudei dissero dunque a Pilato, non scrivere il re dei giudei. Ma costui ha detto sono il re dei Giudei. Rispose Pilato ciò che ho scritto, ho scritto, ecco, i giudei si, si accorgono di questo titolo onorifico e gli dà molto fastidio. Allora chiedono a Pilato di cambiarlo, di scrivere in un altro modo. Che egli ha detto: Sono il re dei giudei. Gesù non l'aveva mai detto di essere il re dei Giudei, era stato il popolo. Um, a benedirlo e a acclamarlo alla salita di Gerusalemme come figlio di Davide, cioè il re dei Giudei. Gesù non l'aveva mai detto questo. Eh, Gesù eh, confessa la sua figliolanza divina e fa riferimento a Dio anche con Pilato. Dice, se <coughs> Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché io non fossi consegnato. Gesù si rifà appunto a un regno che non è di questa terra. E Pilato l'aveva capito che Gesù non, dava, non poteva dare fastidio all'impero all di Roma, era un re, ma non di, questo, di, non di questa terra. E quindi è un'altra bugia che pretendono da Pilato, e Pilato dice ciò che ho scritto, ho scritto, molto, in modo molto solenne. L'obiezione dei giudei quindi non viene accettata da Pilato. Ecco, io ho provato anche a, a scavare a livello psicologico l'intenzione di Pilato, però, certo, Pilato volendo rimanere. Eh, non accettare il consiglio dei giudei eh, volendo lasciare quelle scritte è certo che vuole da una parte offendere i giudei e i sommi sacerdoti perché un re eh, che è condannato come un malfattore eh, era un grande scherno per i giudei, dall'altra però probabilmente voleva onorare questo, questo re eh, non di questo mondo che sicuramente, e eh, Pilato l'aveva capito, era innocente. E quindi anche dal punto di vista di Dio, ecco Gesù viene, viene condannato ingiustamente, però gli viene dato il titolo che era il suo re dei giudei e figlio di Dio. Abbiamo un po già parlato della scritta onorifica, il titlus, il titulus, eh, e abbiamo già detto appunto che è, è una vendetta eh, di Pilato rispetto al ricatto dei giudei. E... Gesù è un nemico per la gerarchia religiosa e per Pilato un personaggio scomodo per la sua posizione di procuratore. E quindi Gesù viene ucciso e anche viene condannato in questo ingarbuglio ecco, di, di discussione. Tra Pilato e i sommi sacerdoti e si sceglie il modo di accontentare tutti, sia Pilato che loro. L'unico modo era quello di uccidere Gesù. Ecco, ma dietro a queste cose, a questi agenti umani più o meno consapevoli, eh, c'era Satana. Col piano di Satana eh, è ordito. Eh, Viene ordito come fa sempre lui eh, per portarlo avanti. Che cosa usa? Le passioni degli uni e degli altri, l'odio cieco e, fu e furibondo eh, della gerarchia religiosa e anche dei giudei e la realpolitik, se così si può dire. Ne abbiamo già parlato la volta scorsa di Pilato, eh, cioè rimanere ecco, saldo al potere e, e garantire la Pax Romana. Ecco, queste cose per Pilato venivano prima eh, del, del suo, eh, del, del suo, della sua collocazione come giurista, come avvocato, come, come giudice. Ecco, la prima cosa era la pax romana e mantenere saldo il suo potere, e poi, per il resto, eh, anche Pilato aveva il suo peccato, e per mantenere queste cose fa uccidere un innocente. Vedete, c è, c è un, sono, due, sono tutti moti passionali sia degli uni che degli altri. E Satana in queste cose ci sguazza. Ecco, è proprio così che Satana. Agisce anche nel nostro mondo, ecco, eh, facendo leva sulle passioni e poi anche suggerendo eh, quello che gli uni e gli altri devono fare, e anche le parole. C'è uno spirito, eh, noi abbiamo lo Spirito Santo, ma c'è anche lo spirito di Satana eh, che ci induce appunto a fare il male, anche, anche inconsapevolmente. Ecco, non è il caso di Pilato, di Somi Sacerdoti, ma eh, per tutti è un po' così. Noi siamo delle, delle persone nell'antropologia biblica, cioè come è fatto l'uomo secondo la Bibbia, abbiamo un pensiero nostro, la nostra psiche, eccetera, un pensiero personale, però possiamo essere eh, sollecitati. E dallo Spirito Santo, ma anche dallo Spirito di Satana. E quindi da qui eh, ci vuole, ecco anche per noi, conoscere bene i nostri pensieri, scrutarli, fare introspezione, fare meditazione, rivedere gli errori che abbiamo fatto, chi ce li ha consigliati. Ecco, tutte queste cose, perché siamo sempre, anche noi, in questa, come diceva Martin Luther King, in questa guerra, in questa battaglia cosmica che è anche dentro di noi. E, e quindi l'uomo passionale, più o meno consapevole, si può trovare nelle mani di Satana e concorrere. A fare la sua volontà. L Abbiamo visto benissimo eh, in questi racconti del, del processo davanti al Sinedrio anche del processo davanti al procuratore romano. ecco Allora, per noi cristiani, eh, perché noi cerchiamo l'integrità, eh, la purificazione, la rettitudine di comportamento? la ricerca della verità, un orientamento deciso per il bene, ecco tutte queste cose ci strappano via dalle trame di Satana, perché ci può capitare anche che inconsapevolmente seguiamo un nostro moto passionale che può concorrere in una in un piano più grande, strategico di satana, questo bisogna essere molto attenti, può darsi anche che non ce ne accorgiamo. Allora cercare tutte queste cose, queste qualità dell'uomo nuovo, dell'uomo che nasce dall'alto, come dice Gesù, oppure l'uomo nuovo come dice San Paolo, ma è la stessa cosa, l'uomo integro, l'uomo retto, l'uomo buono l'uomo che ha vinto le, sue, le proprie passioni, intanto ci procurano l'entrata nel regno di Dio, perché l'uomo passionale non può entrare nel regno di Dio, in paradiso. E dall'altra anche in questa vita ci tengono fuori da tutti questi, da tutti questi mh, progetti iniqui di Satana. Ecco, che appunto, come ho detto prima, faleva appunto sui nostri moti eh, passionali. E ecco, eh, qui la vita cristiana. Ecco, allora, se non ci riusciamo a fare questo, ecco, ma dipende da noi, dal lavoro che facciamo dentro di noi, se siamo veramente uomini nuovi, siamo eh, cittadini che siamo già del cielo. Eh, come dice Gesù nel Testamento, vi ricordate, io vi ho tratti dal mondo, non siete del mondo. Eh, in questo caso si può dire veramente così, ma se abbiamo dei, de, delle, dei moti passionali, allora siamo in pericolo. Ecco, eh, eh, questa è la. Eh, eh, questo è il vero sfondo ecco, che che vediamo in tutta questa vicenda di Gesù e i processi, Pilato e i sommi sacerdoti. Quindi noi cristiani eh, dobbiamo lavorare su noi stessi, eh, diventare e divenire eh, progressivamente, come dice tutto il Testamento, degli uomini nuovi che non corrono più dietro, come dice San Paolo, alle passioni ingannatrici, anche per questo dobbiamo eh, lavorare anche per non entrare nelle, nelle, nelle trame ordite da Satana in questo mondo, ne vendiamo tantissime, ecco, il mondo è pieno eh, di trame che, tra, che Satana ordisce e lo fa attraverso agenti più o meno... Consapevoli. Ecco ci sono anche quelli consapevoli, ecco gli adoratori di Satana, ma ci sono tantissimi altri, la maggior parte, che sono inconsapevoli, vanno dietro alle loro passioni, non si rendono conto che tutto questo concorre a un piano maligno. Ecco, voi che sia nel mio piccolo microcosmo della famiglia o della comunità o nel medio cosmo del mio paese, della mia città, oppure anche a livello di macrocosmo, cosmo, ecco, che posso fare del male eh, a largo raggio. Ecco. E concludo così, ecco, eh, il grande attore, il grande direttore d'orchestra in questi racconti è Satana, iniziando dal tradimento di Giuda e poi tutto il resto come ho anche spiegato in alcuni passi. Quindi mh, eh, le cose che ho detto sono da tenere sempre presente eh, per la nostra vita concreta, ecco, le, par le, le parole che diciamo, le persone che frequentiamo, ecco, saper discernere quando c'è il male, non è pessimismo. Ecco, è essere sobri e saggi, saper distinguere il male, saperlo vedere. Gesù lo sapeva, lo, lo vedeva benissimo il male che c'era in ogni uomo. E poi fuggire il male, cercare il bene, ecco, e soprattutto sconfiggere le passioni che ci portano appunto a, a fare del male a noi stessi a perdere la nostra identità cristiana e a fare del male anche agli altri, perché Satana è furbissimo. San Francesco diceva che è più furbo e più scaltro di tutti gli uomini messi insieme, quindi bisogna stare molto attenti e invocare ogni giorno lo Spirito Santo perché guidi tutte le nostre azioni, i nostri pensieri e le nostre parole. Pace e bene a tutti. E buona giornata